Buongiorno a tutti, sono Andrea Lago e rappresento oggi il centro diurno attivamente della cooperativa Polisnova di Padova. Noi siamo un ente gestore del LUS 6 Euganea da moltissimi anni, da sempre, vorrei dire. E oggi ringrazio i padroni di casa, la Fondazione Ghilardi, il Dipartimento delle figure del dottor Degli Stefani, di Emanuela Guadagnini, perché ci hanno dato questa opportunità di venire a esporre la nostra mostra. È quella mostra che trovate entrando sulla sinistra, si chiama Exit. È una mostra fotografica nata l'anno scorso all'interno del nostro centro diurno, che ospita una cinquantina di pazienti del Dipartimento, appunto, che stanno facendo un percorso riabilitativo in salute mentale. Noi siamo a Ponte Vico d'Arzere a Padova e siamo una cooperativa sociale che opera da 35 anni ormai su Padova, insomma, e offre servizi alle persone. L'anno scorso, appunto, in occasione dell'anniversario della legge Basaglia, ci è venuta questa idea, questa voglia di fare anche noi il nostro pezzetto per poterla celebrare, ricordare e fare qualcosa per la cittadinanza. Abbiamo deciso di metterci proprio la faccia, quindi abbiamo cercato dei validi fotografi che abbiamo trovato in un collettivo nel quartiere Arcella di Padova, hanno accettato la nostra sfida e insieme abbiamo dato vita a questa mostra che si chiama, abbiamo intitolato Exit, intesi come percorsi di riuscita. Oggi potete vedere una piccola parte, abbiamo esposto gli ultimi 15 giorni di settembre, eravamo in Palazzo Moroni, dentro alla manifestazione solidaria, e speriamo che la mostra vi piaccia, racconta appunto dei percorsi che le persone fanno all'interno del nostro centro diurno. E la mostra è a disposizione anche per essere portata in giro, noi l'abbiamo fatta proprio per questo, con lo scopo di poterla appunto, di poter divulgare un modo anche per fare promozione alla salute mentale. Grazie ancora. Bene, allora diamo inizio alla nostra nutrita e assolutamente credo nutriente giornata, dando la parola a Stefano Zenni, musicologo del Conservatorio Martini di Bologna, storico del jazz, che ci porta un lavoro dal titolo Louis Swing e l'improvvisazione jazz come dinamiche di dialogo e aperture sociali.